Buonasera, mi scuso la voce, è stato un virus di quelli di una volta, un tampone negativo, state tranquilli, vi ringrazio dell'invito. Quando mi hanno chiesto di partecipare a questo incontro sono stato molto contento per incontrare personalmente il professor Burkhardt, ho pensato che cosa dire. E la cosa che mi è venuta più spontanea è pensare al rapporto tra l'anatomia patologica e la patologia generale. Io sono stato un professore di patologia generale per tanto tempo, quasi 40 anni. Bene, la patologia generale è la scienza delle cause e dei meccanismi delle malattie. L'anatomia patologica è la scienza delle conseguenze, dove si vede la malattia nelle sue estreme conseguenze. Quindi le due cose sono molto ben intrecciate. Va molto bene che io faccia un'introduzione rispetto a quello che dirà il professor Burkhardt. Ho pensato di iniziare prima con una premessa. Qui non stiamo parlando di vaccini sì, vaccini no. Stiamo parlando delle lesioni riscontrate in alcuni soggetti che sono stati sottoposti alla vaccinazione. Questo è un argomento di estremo interesse scientifico, a prescindere da tutto quello che uno possa pensare sull'utilità o meno dei vaccini. Io ovviamente ce l'ho delle mie idee, ma non è questo il momento di parlarne anche per brevità. La scoperta del meccanismo patologico e anche delle reazioni così come sono nel corpo umano potrebbe addirittura aiutare a evitare i danni da vaccino. Quindi, se proprio vogliamo dirla tutta, lo studio nostro e anche del professore potrebbe essere utile addirittura a chi vuole vaccinarsi. Tutti sanno che il cosiddetto mainstream riporta i messaggi di questo tipo già dall'inizio, appena sono comparsi degli effetti avversi subito si sono precipitati a dire che non c'entra, sono casi sfortunati. La parola sfortunato vuol dire che uno pensa che le cose succedano per la fortuna, quello che era il caso o il fato, secondo gli antichi greci. Ovviamente questa non è una posizione scientifica. In realtà, dal punto di vista scientifico, questa sfortuna viene negata. Basta guardare che le persone sfortunate che sono morte dopo i vaccini anti-influenzali erano 7-8 per ogni anno, in totale 16-14, dai 14 ai 16 morti dopo i vaccini, per tutti i vaccini precedenti. E soltanto fino a settembre in Italia ci sono stati 608 casi di morti dopo il vaccino anti-Covid. Quindi questi non so come si può chiamarli effetti sfortunati. Sono stati sfortunati perché si sono vaccinati col vaccino anti-Covid. Se si fossero vaccinati col vaccino anti-influenzale sarebbero stati meno sfortunati. Chiaramente questa non è una spiegazione. E tutti sanno che rispetto ai morti si fa anche un'analisi della casualità, cioè se è un caso o se è un rapporto di causa ed effetto. Finora di tutti questi 608 morti, solo 16 sono stati riconosciuti dovuti al vaccino. Questo è un problema serio che riguarda sia la quantità, come? Così va bene. È un problema serio che riguarda sia la quantità dei casi, la cui registrazione lascia molto a desiderare perché si tratta sempre di segnalazioni spontanee, e sia anche il fatto che si segnalano solo le reazioni che si ritiene essere legate al vaccino. Questo è un problema molto serio, a tal punto che io ho trovato una dichiarazione del sottosegretario alla salute che dice che si dovrebbero segnalare gli eventi in cui il medico sospetta che siano legati al vaccino. Questo è una cosa assolutamente sbagliata, non è assolutamente così. Le regole dicono che si devono segnalare tutti gli eventi, non solo quelli che si pensa, perché questo si pensa o si sospetta è collegato all'altro discorso che riguarda la plausibilità biologica. Questo mancato riconoscimento all'inizio di casi strani era dovuto al fatto che si pensava impossibile che i vaccini provochino una trombosi.
È impossibile perché nessun altro vaccino mai ha provocato trombosi, allora anche questo non è pensabile, mi spiego? Quindi così molti casi sono sfuggiti. E quindi il problema è capire bene la differenza che c'è tra questi vaccini e gli altri vaccini, su questo cerco di essere sintetico. E i vaccini tradizionali sono fatti con delle sostanze inattivate, per esempio questa è la tossina della tetano, che viene inattivata mediante la formaldeide e si può usare come vaccino. Si attacca ad un adiuvante e questo viene iniettato nel corpo, va nel sistema immunitario e provoca una reazione che produce l'immunità. Questo è il sistema tradizionale. E quello che può fare questo sistema provoca sostanzialmente una reazione prima di tutto infiammatoria. Quindi il dolore, il rossore, il gonfiore nel punto dove si inietta e anche qualche volta la febbre, che è segno di infiammazione, non è segno di immunità, infatti viene nei primi 2 o 3 giorni. Poi nel caso in cui ci sia una reazione sbagliata, eccessiva o inappropriata, avremo gli effetti avversi. Questa è la teoria tradizionale del vaccino e anche degli effetti avversi. Fissatevelo in mente perché poi vedremo la differenza. Quindi l'effetto avverso di un vaccino normalmente era o un eccesso di risposta o era, è ancora dei soliti vaccini, oppure un fenomeno di deviazione verso l'autoimmunità. Ora, questi nuovi vaccini hanno un principio di azione diverso. Lo ripeto rapidamente, questo è quello che viene presentato, ad esempio, in un pamphlet del World Economic Forum, un pamphlet naturalmente propagandistico per i vaccini, che fa vedere il meccanismo, cioè si inietta questo messaggero, il messaggero va nel corpo, fa produrre la proteina spike e la proteina spike fa produrre gli anticorpi. Questo sembra tutto bello, tutto semplice, tutto chiaro. Andiamo a vedere un attimino un poco più meccanismo sul piano biologico, come viene vista la cosa da una cellula. Questo anche fa parte della teoria ufficiale. Il messaggero entra nella cellula umana, si libera attraverso questa vescicola lipidica, si libera il messaggero e si produce la proteina spike. Okay? Questo dovrebbe in teoria avvenire nel muscolo deltoide. Poi cosa fa questa proteina spike prodotta dal nostro corpo? Il proteina spike viene riconosciuta come estranea, produce un stimolo al sistema immunitario e il sistema immunitario produce le linfociti specifici e gli anticorpi e quindi avremo le difese antivirus. E anche fin qua va tutto bene nella teoria. Il problema qual è? Il problema è che questo non è del tutto vero, o meglio, è vero in parte, ma non è tutto. Perché non è tutto? Perché mentre i vaccini tradizionali usavano delle sostanze inattivate o dei virus uccisi, in questo caso si usano delle sostanze, a sinistra vedete la spike del virus, a destra vedete la spike dei vaccini. Sono delle sostanze molto simili al virus, molto simili alla spina del virus. Perché sono molto simili? Sono state concepite proprio con il messaggero, perché i cinesi furbi ci hanno dato subito la sequenza dell'RNA e gli americani subito si sono appropriati questa sequenza e hanno detto facciamo la proteina. Cioè quando avete l'RNA è subito facile fare la proteina. Hanno sintetizzato la proteina che assomiglia appunto a quella dei virus. Il virus assomiglia al vaccino, il vaccino assomiglia al virus. Anche questo sembrerebbe un'idea geniale, o no? Certamente più è simile al selvaggio, è più facile stimolare un'immunità. Però il problema qual è? Il problema è che noi abbiamo cominciato a capire sia nel virus sia nel vaccino che questa proteina purtroppo è una proteina molto bastarda,
molto ma molto bastarda, perché non è semplicemente un sistema di infezione, come pensavano i primi virologi, quelli della televisione. Il virus si attacca con la spina, basta metterci l'anticorpo e il virus non entra più, virus bello e fregato. No, non è così, intanto perché questi vaccini funzionano fino a un certo punto, ma poi si è capito ancora prima dei vaccini che questa spina non è semplicemente una spina che serve per entrare, ma è una spina che si attacca a tantissimi altri recettori che ci sono nel nostro corpo. Recettori cosa vuol dire? Recettori vuol dire che sono delle molecole sulla superficie delle cellule che recepiscono il messaggio. Ora, è chiaro che la malattia Covid è stata capita tardi, grazie agli anatomopatologi che hanno capito di cosa morivano veramente i malati di Covid e hanno fatto le autopsie, hanno visto che non era una semplice polmonite, ma era una malattia vascolare, era una malattia del sangue, era una malattia della coagulazione. Quando il virus riesce a superare le barriere delle mucose, entra dentro nel corpo, scatena una reazione vascolare, immunologica, ma anche coagulativa e infiammatoria. Ecco, ohimè, questa cosa qui è quello che portava a morte i malati di Covid e porta ancora alla morte quelli che sono curati tardi e male, ok? Purtroppo. È per questo che abbiamo avuto una mortalità. Sì, direte, sono morti, avevano anche altre cose. Sì, no, ma è stata la responsabile ultimo, è stata l'infezione del virus. È la goccia che ha fatto traboccare il vaso. La stessa cosa che succedeva con il virus influenzale, solo che il virus influenzale ne uccideva dai 12 ai 18.000 all'anno. Questa volta siamo arrivati anche a 100.000, purtroppo, cioè vuol dire che è un virus più cattivo, non c'è poco da fare. Ma il problema che riguarda il vaccino è che iniettando queste sostanze nel nostro corpo, queste sostanze si comportano come quelle del virus, capite? Questo è il problema. Innanzitutto si è visto che queste spike prodotte dal corpo si trovano nel sangue. Quindi se le trovate nel sangue, queste spike prodotte dal vaccino, vuol dire che vanno dappertutto. Chiaro, non stanno lì nel posticino qua dove avevano previsto. Vanno dappertutto. È stato fatto uno studio di biodistribuzione, non del vaccino vero e proprio, ma di una particella finta che sembra il vaccino, iniettata nei ratti, e l'hanno trovato nel fegato, nelle ghiandole surrenali, nella milza, nelle ovaie, in tutto il corpo, nel plasma. Aperta parentesi. È assolutamente scandaloso che questi studi di biodistribuzione siano stati fatti male e poco. Su tre ratti e due topi, non so, siamo a quei numeri lì. Okay? E non sono stati neanche verificati dalle nostre autorità. Cioè noi stiamo parlando di un vaccino somministrato a miliardi di persone che è stato provato su tre topi e due ratti, vi rendete conto? Ecco, quindi noi ancora siamo incerti persino sulla biodistribuzione di questi prodotti biotecnologici. Allora, la realtà qual è? E andiamo verso il punto centrale. La realtà è che questi spike che voi vedete qua, prodotte da una cellula, dipende da quale cellula, cioè il risultato del vaccino, cioè l'effetto patogeno, dipende da quale cellula produrrà queste spike. Un conto se è quella del muscolo, un conto se è quella del fegato, un conto se è quella del cuore. Succede che quando si produce la reazione immunitaria, gli anticorpi e i linfociti attaccheranno quella cellula che ha prodotto le spike. È chiaro? Quella cellula che sta producendo le spike sarà attaccata dagli anticorpi e dai linfociti e subirà un attacco che potrebbe per questa cellula anche essere mortale, quindi provocherà la morte della cellula e una conseguenza infiammazione di quell'organo che è stato colpito. Appunto, per esempio, una miocardite che può essere legata a questi fenomeni qua, perché gli anticorpi, appena si formano gli anticorpi attaccheranno quelle cellule che stanno producendo la spike. Questo è il primo punto. Il secondo punto è un po' diverso,
Le cellule che producono le spike, se sono le cellule del vaso sanguigno, in particolare dei capillari o delle venule, quindi le superfici dei vasi sanguigni, espongono questa spike, le piastrine che passano da quella zona hanno anche sei recettori per la spike. È così. Non c'è, i recettori per la spike ce l'hanno anche le piastrine, quindi quelle si eccitano, si stimolano e possono cominciare a aggregarsi e attivare tutti quei sistemi di coagulazione. E il terzo livello, un po' più complicato, è che queste spike legano i recettori che si chiamano ACE2, ACE2, che vuol dire Angiotensin Converting Enzyme numero 2. Che cos'è sta storia? Questo ACE2 è da una parte il recettore della spike, dall'altra è un enzima. E cosa fa questo enzima? Regola la pressione del sangue, signori miei. Regola la pressione del sangue. Ecco perché anche nella malattia stanno peggio, molto peggio, quelli che hanno già la pressione alta, perché possono succedere degli sbalzi di pressione notevoli. In piccolo, in alcuni soggetti, può succedere anche con il vaccino. In questo schema, che è stato pubblicato in un articolo, che voi trovate nella bibliografia scientifica convenzionale, si spiega in breve che praticamente l'angiotensina 2 e l'angiotensina 1,7 sono in equilibrio. Dovrebbero avere la stessa concentrazione più o meno. Quando aumenta una, questo ACE2 lo sposta dall'altra parte. Certo che se la ACE2 viene catturata dal virus o dal vaccino e dagli anticorpi, la ACE2 sparisce. A quel punto si sbilancia la pressione verso uno stato di iperattivazione, ipertensione a sinistra, infiammazione, coagulazione, e così e via dicendo. Quindi c'è tutta una serie di complicazioni di questo genere qua, vascolare. Questo è importante saperlo, perché se i medici lo sanno, possono prevedere sia nel malato sia nel vaccinato, io dico sia nel malato sia nel vaccinato, possono prevedere il fenomeno, ed è dimostrato questo dal fatto che si può misurare nel plasma una sostanza che si chiama D-dimero. D-dimero vuol dire un pezzettino del fibrinogeno che si è rotto e indica che sta andando troppo veloce la coagulazione del sangue. Non che si sia trombosi ancora, ma è semplicemente un rischio di sviluppo di trombosi. E una percentuale che può andare dal 30 al 50% dei soggetti che sono stati inoculati con questi prodotti biotecnologici presentano aumento di questo D-dimero. Anche i soggetti che hanno la malattia Covid, ripeto, ma è importante riconoscere che queste cose succedono anche nei vaccinati. Non è che il vaccino sia una medicina meravigliosa e il virus e la malattia sia una cosa assolutamente disastrosa. Non è il tutto nulla. Qui stiamo parlando di un vaccino che può avere delle controindicazioni, può avere delle complicazioni, perché il suo meccanismo d'azione assomiglia in piccolo a quello del Covid. Sarebbe interessante sentire poi dal professor Burkhardt se certe lesioni che si vedono nei vaccinati si possono in qualche modo trovare anche nelle persone che sono decedute con la malattia. Quindi, andando verso la conclusione, noi possiamo dire che l'esperienza dei vaccini anti-Covid ha portato ad una svolta della vaccinologia, ha portato ad una deviazione, come dire, ad un passo avanti della vaccinologia, che ha preso coscienza di questo problema, cioè che non, la sostanza iniettata non è semplicemente un antigene estraneo che produce la reazione immunitaria, come era prima, ma è anche una sostanza attiva che ha un suo modo di comportarsi nel nostro corpo. A breve, media, a lungo termine ancora noi non sappiamo esattamente, ma è uno scenario immenso da valutare dal punto di vista scientifico. Ma certo che fin tanto che questo non sarà riconosciuto, non sarà visto come un problema,
e non ci si metteranno seriamente i medici a riconoscerlo e le autorità sanitarie e le università a studiarlo, resterà là nel limbo. Quasi finito. Che fare? Allora, io ho solo due idee per il momento. La prima idea è questa: riconoscere il problema, riconoscere il problema, riconoscere il problema. E questo è fondamentale, che esiste. E qui il professore è quello che ci aiuta, ci ha mandato al primo discorso. E poi mi è venuta in mente anche questa cosa, che se ci fosse buona fede, interesse veramente scientifico, si potrebbero utilizzare le conoscenze che ci sono sulla malattia Covid anche per i problemi del vaccino. Semplicemente, è solo per darvi un esempio, noi oggi possiamo avere un'idea del rischio del Covid, non del Covid in generale così, ma di chi potrà avere una malattia più grave. Per esempio, nel luglio del 2021 è uscito un articolo su Nature in cui, facendo un'analisi del genoma delle persone che hanno avuto il Covid più grave, hanno scoperto che molti di questi avevano delle caratteristiche di alterazioni genetiche di alcuni geni che non provocavano di per sé la malattia, ma rendevano la malattia un po' più grave. Ecco quindi che questo è soltanto un percorso. Se noi potessimo fare un prelievo alle persone, ad esempio, decedute dopo la vaccinazione e fare un'analisi del total genoma, come si può fare oggi con una spesa che è meno di 100 euro, con questo total genoma di 1000 persone decedute, o quelle 608 decedute in Italia dopo la vaccinazione, e le confrontiamo con altre 608 persone invece decedute magari per altre cause, e vediamo se troviamo qualche carattere in comune. E poi, comunque, ripeto, se si riconosce il problema si vanno a vedere anche altre questioni che riguardano proprio la situazione che avevano le persone, si risale indietro all'analisi prevaccinale, che deve essere fatta bene e deve essere fatta seriamente, e vedere i fattori che eventualmente di rischio che noi possiamo sempre più identificare, ripeto, in maniera sempre scientifica. Il problema di tutta la vaccinologia attuale è proprio che la scienza è stata sopraffatta purtroppo dalla politica, cioè è diventato un argomento di politica, di divisione, eccetera. Tutta questa storia dei vaccini, delle reazioni avverse, non se ne può addirittura parlare. E qui la chiudo, cioè i medici che vengono radiati perché dicono qualcosa che non dovevano dire, sono cose da pazzi, ok? Allora penso di avere già sfruttato abbastanza il mio tempo, casomai dopo risponderò a qualche domanda. Contento che sono riuscito a stare nei tempi. Perfetto, grazie.